Signor Petrilli, lei che ha una visione internazionale del mercato delle polveri, può prevedere quale sarà l'evoluzione del prezzo delle polveri nel mondo nel prossimo futuro? I produttori tedeschi oggi danno il mercato in aumento perché loro prevedono di aumentare la produzione di formaggio, di conseguenza grossa parte del latte liquido sarà assorbito dall'aumento della produzione di formaggio. Fondamentale è vedere come andranno le produzioni in Oceania, Australia e Nuova Zelanda. Io credo che il mercato aumentato del 20% nell'ultimo mese abbia già subito un notevole aumento, motivo per cui io dico che per pagar caro c'è tempo, tanto vale vivere la giornata e comprare caro quando ci serve caro e non buttarci avanti oggi. Del resto dico anche, avete mai visto un venditore che dice il mercato cala?